La bonifica elettrocinetica usa correnti elettriche a basso potenziale per rimuovere contaminanti inorganici ed organici da matrici solide come terreni e sedimenti. La tecnica Secret applica il campo elettrico al materiale mediante una rete di elettrodi inseriti in pozzetti porosi in cui circola acqua condizionata chimicamente. Applicando la corrente avviene l'elettrolisi dell'acqua che produce ioni H+ all'anodo e OH- al catodo. Il campo elettrico fa migrare questi ioni verso gli elettrodi opposti generando un gradiente di pH. Dall'anodo si propaga un fronte acido che dissolve metalli e complessi polari nel liquido interstiziale. Dal catodo si propaga invece un fronte basico che viene contrastato dosando un acido nel catolita per impedire la riprecipitazione dei contaminanti. Una volta disciolti, i contaminanti sono trasportati anch'essi dal campo elettrico fino ad entrare nei pozzetti attraversando nelle pareti porose. L'inquinamento viene quindi trasferito agli elettroliti, da cui viene rimosso trattando la fase liquida. Esistono molte tecniche di bonifica di matrici solide poco contaminate. Le tecniche biologiche come land farming e biopile sono le più convenienti per contaminanti organici, mentre il lavaggio chimico è molto usato per metalli ed altri inquinanti inorganici. Il fitorimedio è applicabile ad entrambi, ma con molti vincoli e limitazioni. Se la matrice contiene molti limi e argille, diventa impermeabile e tutti questi processi perdono efficacia. La tecnica Secret, invece, funziona bene proprio in matrici fini, perché l'impermeabilità non ostacola, ma anzi favorisce il trasporto elettrocinetico. I fondali del porto di Livorno tendono ad interrirsi per i limi e le argille trasportate dallo scolmatore d'Arno, che entrano nel porto attraverso l'imbocco dell'antico canale dei Navicelli. Questo materiale, che viene inquinato dalle attività portuali, è periodicamente dragato per mantenere le giuste profondità dei percorsi navigabili. Se l'inquinamento è molto basso, i sedimenti dragati vengono collocati in due grandi vasche di colmate impermeabilizzate, che sono state costruite in modo da impedire il trasferimento della contaminazione verso il mare. Nel 2005 sono stati caratterizzati i fondali del porto, individuando alcune zone la cui contaminazione, pur modesta, eccede i limiti consentiti per la sistemazione nelle vasche di colmata. Per prepararsi in futuro a dragare queste zone, l'autorità portuale ha intrapreso, insieme all'Università di Pisa ed altri 4 partner, il progetto pilota Life Secret per dimostrare la possibilità di decontaminare sedimenti limo-argillosi in una vasca di colmata protetta opportunamente attrezzata. Dopo una serie di prove in laboratorio, è stata costruita una vasca in prefabbricato di cemento armato, che è stata attrezzata con pozzetti ed elettrodi ed è stata riempita con 150 metri cubi di sedimenti appositamente dragati dalla zona più contaminata del porto. Il progetto è iniziato nel gennaio 2014. L'impianto è entrato in funzione nel luglio 2015 e funzionerà fino alla fine del progetto, prevista per dicembre 2016, procedendo alla lenta decontaminazione dei sedimenti. Per ridurre i costi di trasporto, il processo Secret è pensato per essere realizzato direttamente in vasca di colmata, senza più spostare i sedimenti al termine del trattamento. Al termine del processo, tutti gli impianti possono essere recuperati e riutilizzati, ad eccezione della rete di tubi e pozzetti che viene lasciata definitivamente nei sedimenti bonificati. Oltre a decontaminarli, il processo disidrata e compatta i sedimenti, migliorandone le caratteristiche meccaniche, per usare infine la vasca come terrapieno su cui costruire nuove banchine portuali.